La nostra mission è quella di essere un ente di ricerca e la prima cosa che deve fare un ente di ricerca è mettere a disposizione il dato perché la comunità scientifica internazionale lo possa avere e ne possa fare oggetto dei propri studi, nella consapevolezza che noi siamo solo dei custodi molto fortunati ai quali è consegnata questa collezione e che noi dobbiamo restituire alla collettività. Ho avuto la fortuna di lavorare per 17 anni nei Paesi Bassi e di conoscere personalmente Wim Pijbers e di ascoltarlo quando nel 2006 annunciò la politica di massima apertura del Rijksmuseum e fece un esempio che all'epoca destò qualche scalpore, ovvero dicendo: io mi auguro che Hermès venga a chiedermi di riprodurre la ronda di notte gratuitamente e spero che tutte le donne di Francia poi avranno un foulard con la ronda di notte, perché quello significherebbe ancorare il patrimonio e farlo conoscere. Ecco, quello che mi ha spinto è proprio questo. Aver liberalizzato l'utilizzo del patrimonio iconografico innanzitutto ci ha portato ad avere un grandissimo risparmio economico, perché significa avere smantellato un ufficio fotografico con una persona che di questo si occupava e che aveva un introito annuo che non copriva nemmeno il costo azienda di 3 mesi di impiego. Quindi il museo perdeva ogni anno 9 mesi di impiego di una persona che invece adesso fa cose molto più utili, e ha alleggerito moltissimo anche il lavoro, perché peraltro seguendo la stessa policy del Metropolitan, riuscire a mettere immagini a buona risoluzione nel sito web significa che il pubblico, lo studioso, può già trovare la sua immagine e noi non dobbiamo essere a processare, a rispondere alla mail, ad avere un affaticamento e un rallentamento. Ci chiediamo perché noi custodiamo gli oggetti. Li custodiamo perché sono frammenti di memoria del passato, ma non lo custodiamo per un semplice valore di erudizione, li custodiamo perché c'è un dialogo. Questi oggetti fanno da ponte per metterci in contatto con le generazioni precedenti. Ebbene, quando una persona viene in museo, fa una foto, si fa un selfie, fa un video, si mette in qualche modo in interazione con questo oggetto, lo riporta in vita, lo fa vivere di nuovo, e il mio compito è fare in modo che gli oggetti vivano, e vivano aumentandone la documentazione e la diffusione. Non credo quindi che ci sia nessun tipo di svilimento e che il patrimonio anzi ha un solo pericolo, e lo ripeto, che è quello di essere dimenticato. Se noi non capiamo che il nostro patrimonio storico-artistico e archeologico e librario e archivistico è la colonna dorsale di questo paese, è il nostro DNA. Un DNA però che non deve essere stante, abbandonato, riservato a pochi studiosi, ma che deve vivere e che deve entrare nell'agenda industriale, uso una parola forte, di questo paese. Deve essere messo al centro per rinnovare l'identità che questo paese ha, per creare economia e per creare innovazione.